paesi più evoluti dal punto di vista tecnologico di quest'area del mondo, l'internet, i cellulari, l'abbiamo visto, l'abbiamo scoperto proprio mentre succedevano le manifestazioni, ci sono arrivate le immagini grazie ai network sociali che in Iran sono molto sviluppati. È un libro che fa entrare piano piano in un mondo lontano e vicino nello stesso tempo, vicino perché lo conosciamo, perché ne parliamo molto, perché ahimè credo continueremo ancora a parlarne molto, però come sempre fa la cronaca giornalistica, si raccontano gli estremi. All'improvviso ricominciamo a parlare della questione uranio, dopo un po' che non ne parlavamo, quando scoppia. All'improvviso ricominciamo a parlare delle manifestazioni di quest'estate perché c'è la condanna a morte. Però la conoscenza che noi abbiamo attraverso i media è molto ondivaga. Seguiamo il fatto di cronaca, seguiamo se arrivano le immagini, le televisioni se ne occupano, se non ci sono le immagini, no, questa ahimè è una regola della televisione, ma così funziona. E sentiamo dei nomi, per chi non è esperto di questo paese è difficile un po' muoversi tra queste cariche, la guida suprema, il presidente, chi sono, chi comanda, cosa c'è lì. E questo libro secondo me ci aiuta molto a entrare nel mondo, a capire cosa è successo e in qualche modo forse anche a sperare, anche se i fatti di questi giorni un po' spengono questa speranza, no? Io finisco l'introduzione riprendendo proprio una frase di Antonello. Forse questo libro ci insegna a non sottovalutare mai l'Iran, c'è una speranza, c'è un mondo che non conosciamo, che conosciamo poco, che trova la sua strada. Questo libro ci aiuta a non sottovalutare questo paese così complesso, così ricco. Forse si potrà trovare una nuova strada di democrazia che non è la nostra, che sarà quella iraniana. Io oggi sono un po' più pessimista, ho finito il libro con un sorriso, poi sono arrivate le condanne a morte, poi sono arrivate nuove impiccagioni, poi è arrivata di nuovo questo braccio di ferro continuo e di nuovo mi sono detto forse è finito tutto, forse è stato solo un episodio quest'estate, forse continua e noi non lo sappiamo, questo è anche vero, ogni tanto arrivano delle notizie, difficile verificarle per chi non conosce bene la realtà. A volte arrivano false notizie, qualcuna l'abbiamo anche intercettata in redazione e dicevo oggi con Antonello forse questo libro è uno di quei libri che uno non finirebbe mai, perché come chiudi il libro dovresti riaprirlo perché è successo un altro fatto e allora lo aggiungi, poi lo richiudi e ricominci, perché in realtà è un paese in evoluzione. Allora questo libro ci racconta un momento importante di questo paese, forse verso la democrazia, o comunque di lotta per la democrazia, per una democrazia più piena, per una democrazia che rispetti il voto, ad esempio, come non è stato fatto alle elezioni del 12 giugno. Ci racconta un periodo e io penso che farà un seguito ben presto, o forse aggiornerà ancora il libro, perché è una fase in evoluzione di un paese che sicuramente non si è chiusa con la repressione, non si è chiusa con le condanne a morte, credo che continuerà questa fase, credo che continuerà e che forse l'Iran tornerà a sorprenderci ancora una volta. Io spero che Antonello ci possa raccontare questa nuova sorpresa che ci può arrivare da un paese così vicino, così lontano, così complesso, così semplificato anche dai racconti italiani, ma che certamente è molto più complesso di come non lo percepiamo noi. Antonello ha una conoscenza del paese che pochi hanno in Italia, che pochi italiani hanno, no? Che gli permette di capire anche le sfumature all'interno della politica, all'interno del mondo religioso, delle istituzioni, le contraddizioni o quelle che a noi sembrano contraddizioni che in realtà sono elementi che convivono pacificamente all'interno del paese. Leggerlo secondo me aiuta a capire un momento storico importante non solo per l'Iran ma per il mondo intero, che in qualche modo abbiamo vissuto in diretta in quest'estate, in questa calda estate iraniana.